Sì, un'operazione che ci ha consentito di disarticolare un sodalizio dedito soprattutto allo spaccio, alla cessione di cospicue dosi e quantità di cocaina ad ulteriori ragazzi e ragazze che poi si dedicavano all'ulteriore spaccio, al dettaglio di cocaina. Tutto nasce tra la metà e la fine del mese dell'anno 2008 a seguito di un determinato numero di rapine che era stato messo a segno da Grimaldi con la complicità di Fiorucci, ma in particolare Grimaldi aveva avuto l'idea di avviare un mercato florido di spaccio di sostanza stupefacente, della cocaina. Grimaldi non riesce perché nell'intento, che viene arrestato anzitempo da noi per a seguito di una rapina, e subentra Falco, uno dei quattro che diventa la mente operativa e imprenditoriale di questa organizzazione, e in una di articolazione in turnover si organizzano fra i loro quattro, i destinatari delle misure, per rifornire appunto a tanti altri ragazzi sulla città di Aprilia dosi che potevano andare dalle 2 alle 20 alle 30 dosi per volta di sostanza stupefacente. Ci siamo concentrati su questo gruppo apriliano forte, non abbiamo voluto monitorare invece altri, non abbiamo voluto distogliere la nostra attenzione seguendo i numerosi gruppi individuali di spacciatori, perché abbiamo voluto appunto tagliare la testa al problema e non invece perseguire la parte degli effetti e quindi l'articolazione più piccola. Le indagini continuano? L'indagine per noi è chiusa, ma ci possono essere ulteriori riscontri a breve.